vuoi dire due parole? L'ho già detto, Angelo. L'ho già detto. Questa è una lotta in memoria di mia madre. La fama è genna, che verazza. Scusate, non parlo in italiano, ma non ci posso fare niente. Quando sogno contenta e quando sogno incazzata. I treni si metteva sul binari. Mia madre era fiuzza a Bosco. Io sogno solo con Getta. È inutile nascondere, diciamo, l'allegria che abbiamo stasera raggiunto qui tutti assieme. È inutile ringraziare i consiglieri comunali che hanno fatto il loro dovere. Le battaglie che hanno fatto le associazioni ambientaliste, il comitato non rigassificatore, finalmente questo consiglio comunale ha assunto la propria dignità di rappresentare la cittadinanza di Priolo. Io questa sera, per un attimo, nel cercare di calmare un po' tutta la situazione, mi sono lasciato prendere la mano perché volevo denunziare un amministratore, ma visto l'allegria per come è andata a finire la questione, e siccome io sono potenzialmente una brava persona, questa sera voglio, domani non lo denuncerò questo amministratore, perché ha fatto un atto di arroganza. Quindi io questa sera sono, non solo io devo dire, ma tutti i cittadini di Priolo che fino a quest'ora sono qua. Qua c'è gente che è malata di cuore, che io ci devo dare un passaggio fino a San Vogà, che sono venuti qui ad assistere questo consiglio comunale. Anche lei. No, io voglio dire che io vengo da Messina. Ah, che sto venendo da Messina, il signore viene da Messina. Pensate, come si chiama? Giandolfo Pietro. Giandolfo, ma mi sembra che è il papà dell'architetto, sì. Allora, vedete, questa sera a Priolo ci sono stati tanti gruppi di fuori, da Catania, da Messina, da Siracusa, da Augusta. Vedete, Priolo è un punto di riferimento per il rispetto dell'ambiente della Sicilia. E non solo, signor Maccarrone, lei stesso ha scritto nel suo sito che ci abbiamo tantissime persone che si interessano della nostra Priolo, da Roma, da Milano, da Bologna, dalla Cecoslovacchia, dall'Australia, dagli Stati Uniti, amici miei che mi hanno fatto un'email per dirci di, con forza, di combattere per il nostro territorio. Ecco, noi riprenderemo la lotta, perché vedete, abbiamo vinto una battaglia, perché sicuramente l'assessore regionale o chi per esso farà il decreto amministrativo, che noi assieme agli altri comitati saremo pronti a impugnare dinanzi il Tribunale Amministrativo del Lazio, perché il ricorso va fatto là. Noi sicuramente, cittadini, avremo bisogno di soldi, perché fare un ricorso a Roma ci vorranno i soldi, e noi cercheremo tra i cittadini, ci autotasseremo, cucciolati, praticamente dare qualche cosa per raggiungere questo obiettivo. Quindi, per non fare un comizio, nei prossimi giorni chiederemo le opportune autorizzazioni sempre alla questura e quindi ai vigili urbani, per fare un grosso comizio in piazza Quattro Canti, in modo che tutte le associazioni potranno dire la loro e ringraziare tutta la cittadinanza di Priolo. Io adesso devo terminare, perché sono troppo allegro e non vorrei che il cuore farebbe qualche scherzo. Grazie a tutte. Volevo dire, scusate, forse qualche mio carissimo amico consigliere comunale ha pensato che ieri sera eravamo discordanti sulla linea. Carissimi consiglieri, tutti e sette, da Luciano ad Alessandro, da Irina a Franca Marsala, e scusate se dimentico qualcuno, Menesello, se dimentico Crucillà, se dimentico Cardillo, se dimentico Cardillo. Grazie a tutti voi, grazie veramente di cuore, e posso permettermi di dire a nome anche di tutte le associazioni che formano il comitato non rigassificatore, grazie a tutti, e grazie a tutti i priolesi,
E permettetemi di fare un colpo di ruffianismo alle forze dell'ordine che sono sempre vicine a noi e ci guardano e ci tengono a stretto contatto. Chiaramente sia alla Polizia di Stato che ai Carabinieri e ai Vigili Urbani e magari alle Guardie della Riserva, perché ci sono magari... E ricordiamo Enzo che questa sera... E ringraziamo, mi sembra... Grazie a Natale, scusate, grazie a Natale, stasera, mettetevi qua, stasera ci manca un grande nostro, un nostro compagno, un nostro amico, un nostro punto di riferimento, ci manca Enzo Radino, ma da sopra lui ci guida, perché era una persona corretta, precisa e puntuale. Ecco, lui da sopra ci manda sempre segnali importanti. Grazie a tutti e anche al professore Calvo che tanto si è battuto con noi. Pensate, assieme a Enzo Radino abbiamo fatto 100 comizi nella vicina Melilli. Ah sì, il professore Calvo, permettetemi di dirlo, non aveva fatto mai un comizio a Melilli e l'abbiamo aiutato a farlo e ci siamo emozionati tutti. Franca, a voi che venite da Siracusa e spendete tanti dei vostri soldi per la benzina, anche a te che con la tua macchina ci porti in tutto il mondo, ti assicuro che il giornale di Sicilia, la Sicilia, grazie alle tue foto, scusate se dimentico qualcuno, ringrazio anche Susini che ha fatto un grosso lavoro per quanto riguarda il sismo dal Giappone, quindi ragazzi scusate se dimentico qualcuno, grazie a tutti, anche agli incazzati.